Il tuo Grest in TV, ben trovati. Come vedete sono circondata da tantissimi ragazzi quest'oggi, ragazzi, animatori, mamme, come sempre e come ogni Grest che si rispetti. Questa settimana stiamo viaggiando nei Grest del Trevigiano, della provincia e della diocesi di Treviso, ma io non mi ricordo più dove siamo oggi. Ecco, sì, siamo a Maserata sul Piave. Allora cominciamo e scopriamo che cosa succede in questo Grest, che inizia come sempre con la preghiera e la scenetta. Nel fratello che accanto a me, nella natura e in tutto il creato, io incontro te, oh Signore, nell'amore tra un uomo e una donna, nel sorriso e nel canto sereno, in chi ama senza paura e non chiede nulla in casa. Sgargianti degli animatori del Grest di Maserata, mi avvicino a Mara per chiedere: Mara, cosa significa gestire e stare con 180 ragazzi? Sono tantissimi. Beh, sicuramente difficile e ci impegna la maggior parte della giornata. Questo Grest dura 3 settimane e sono 3 settimane di fuoco. E siamo però un gruppo di 70 animatori e ci aiutiamo. E siamo composti da ragazzi dai 14 anni fino ai 19, infatti molti ragazzi vengono ad aiutarci anche se hanno gli esami di maturità e affrontiamo un periodo di formazione e comunque siamo seguiti da Don Mirko e anche da altri formatori. E per fare tutto questo non si sono improvvisati animatori, avete fatto anche un po' di formazione, Riccardo, vero? Sì, beh, è un'esperienza che ormai io personalmente faccio da 3 anni, così come anche tanti di loro. È sicuramente un'esperienza che ci insegna, ci fa crescere e quindi ci prepara a questa bella esperienza con i bambini. Sicuramente è utile, a me personalmente ha aiutato in tante cose, soprattutto ha tirato fuori delle parti di me che se non fossi andato non sarei riuscito a tirare fuori. Certo, che poi usi naturalmente nel tuo essere animatore insieme con gli altri colleghi. Siete andati a Mestre quest'anno? Sì, io col terzo livello ero a Mestre, mentre il primo, secondo e quarto livello erano a Udine. E sono importanti anche questi momenti. Vabbè, sicuramente. Ma è ovvio! Chi è se stesso sale sul palco e comincia a ballare! Posto è lo spazio fatto apposta per me.
territorio dei piccoli è quello in cui ci troviamo. Piccoli perché sono bambini, Riccardo, di prima e seconda. Esatto, prima di seconda elementare. Sono i più piccolini. Che cosa state facendo fare loro? Sono dei piccoli lavoretti per i bambini alle prime armi, che abbiamo fatto anche noi una volta da piccoli. Dei lavoretti semplici, tipo adesso stiamo facendo dei fiori di quella carta per ornare i nostri giardini, così, delle famiglie. Cercate di stimolare la manualità, di solito, sempre, in questi laboratori. Esatto, stimoliamo la manualità con le forbici, ovviamente con l'aiuto degli animatori, la colla, la carta, anche i bastoncini incollare, dipingere, così. Si divertono questi piccoli? Abbastanza, soprattutto quelli più vivaci. Riuscite a calmarli un po'? Riusciamo a calmarli, ovviamente. Tu ti chiami? Crystal. Crystal, cosa stai facendo? Un fiorellino? Sì. Con la carta? Sì. E poi cosa stai usando? Lo stuzzicadente. Lo stuzzicadente e? La co? Colla. La colla. E poi dove lo metti questo fiorellino? Lo porti a casa alla mamma? Caso. Sì. Alla mamma? Sì. Andiamo a viaggiare all'interno dei laboratori del Grest di Maserata sul Piave, questo laboratorio di decoupage. Alessia ci spiega un po' come funziona. Allora, abbiamo preso quest'anno dei vasetti, i ragazzi hanno scelto il colore con cui dipingerlo, poi adesso stanno ritagliando le immagini che hanno scelto di appiccicarci, le incollano e alla fine mettono sopra la vernice e basta, il lavoretto è pronto, sono stupendi e sono bravissimi. Ricordiamo poi che ogni lavoretto il bambino che l'ha fatto se lo porta a casa. Esatto, cioè la serata finale, l'ultimo venerdì, gli animatori fanno una recita complessiva, poi ci si trova fuori, si balla tutti insieme e i bambini mostrano ai genitori i loro lavoretti e alla fine ognuno si porta a casa il lavoro delle 3 settimane. Siamo spostati all'interno, e lo state vedendo, del laboratorio dove i ragazzi costruiscono degli acchiappasogni bellissimi. Però qui abbiamo incontrato anche Giusy, rappresentanza un po' di tutte le mamme che sono qui al Grest di Maserata. Ricordiamo che ci sono queste 2 generazioni, gli animatori e le mamme, che da sempre lavorano insieme. Per fortuna, perché abbiamo bisogno degli animatori, ma anche delle mamme, perché sono loro che gestiscono i laboratori. Sono loro che aiutano i bambini a... Quante siete? Quante mamme? Mamme 35 circa, gli animatori 70, i bambini 180. Avete dei numeri grandissimi qui. Giusy, quanti laboratori avete messo in piedi quindi? 7, perché abbiamo anche quello riservato solo alla prima elementare, dove ci sono solo i bambini di prima elementare, perché sono difficili da gestire anche come laboratori, ecco. E poi cosa fate negli altri laboratori? Facciamo una carrellata, poi alcuni li faremo anche vedere. Volentieri. Allora, il decoupage, che ormai sono anni che lo portiamo avanti, la chiappassogna appunto, i braccialetti di macramè, praticamente è filo, dipingiamo la stoffa dove dipingono un cuscino, il traforo e la prima elementare. E insomma, siete proprio brave, buon lavoro. Grazie. E anche grazie per questi servizi che fate. Grazie mille. Laboratorio, abbiamo incontrato anche Don Mirko, il parroco della parrocchia di Maserata sul Piave. Don Mirko, avete dei numeri grandissimi qui a Maserata, 180 ragazzi, 30 mamme, 60 animatori, è una parrocchia bella vivace. Certamente, e come gli altri anni vedo che la tradizione continua, io sono molto contento di questa disponibilità, un servizio così bello per un volontariato che lascia sempre un segno non soltanto nelle mamme ma anche nei bambini, nei ragazzi. È una bella avventura, speriamo che anche quest'anno porti i suoi frutti copiosi come gli altri anni.
Siamo tornati tra gli animatori del Grest di Maserata, abbiamo visto molti momenti di aggregazioni, laboratori. Ecco Giovanni, tu sei uno tra i più grandi, cosa significa anche stare con questi giovanissimi animatori che però ci mettono tanta buona volontà e tanto impegno? Beh, è tanto bello, soprattutto anche rivedere alcuni volti con cui si è già fatto il Grest tanti anni fa. E sicuramente è bello stare insieme anche agli altri e vedere anche le dinamiche che si creano tra gli animatori, che sono soprattutto delle belle dinamiche educative e di amicizia anche. Tra l'altro tu dicevi delle belle dinamiche che voi accompagnate anche con un momento di formazione che fate appena prima di iniziare il Grest, è vero? Sì, sicuramente, perché il Grest non è fatto soltanto per i bambini ma anche per gli animatori, perché serve anche all'animatore a mettersi in gioco per i bambini e anche per la propria crescita personale sicuramente. E per facilitare anche questo abbiamo qualche minuto di formazione prima che arrivino tutti i bambini, proprio per darci un momento anche per noi di formazione, per poi affrontare meglio anche il ruolo, nostro ruolo con i bambini. Che bello! Quindi visto le scenette, i bans, le danze, i laboratori bellissimi di questo Grest di Maserata sul Piave, è arrivato anche il momento di salutarci. Allora io mi sono circondata ancora da questi ragazzi con i quali ci salutiamo naturalmente e li lasciamo al tema di quest'anno, che però non ricordo più qual è il tema, di chi è la protagonista di quest'anno? Stella! Vero, scusate, vero, è Stella. Allora li lasciamo in compagnia di Stella, grazie a Marco Mesti come sempre alla parte tecnica. Noi ci vediamo puntuali domani da un'altra parrocchia e da un altro Grest. Ciao! Ciao!